solo da vedere da HDBlog, sento le CG2 con Raffaele Cesarà che ci spiegherà alcune funzionalità e caratteristiche del nuovo smartphone. Eh sì, Nicolò vi ha già fatto una anteprima esaustiva di tutto quello che sono le caratteristiche, però qualcosa si è dimenticato e lasciatemi spiegare per esempio una funzionalità particolare che si chiama Slide Aside. Lo Slide Aside come funziona? Non è altro che la possibilità di utilizzare più applicazioni contemporaneamente, va nell'ottica del multitasking. Io per esempio, se sto utilizzando il Play Store, in questo caso non ho un account, però facciamo finta che ci fosse un account, trascino le mie tre dita da destra verso sinistra, la metto da parte, l'applicazione viene salvata come vedete. Poi magari devo utilizzare il browser, sto navigando da qualche parte, voglio poi fare altro, trascino anche qui da destra verso sinistra, me la metto da parte. Posso farlo fino a tre volte, per esempio con i messaggi, trascino anche qui dall'altra parte e me la mette da parte. Quindi mi permette di fare più cose contemporaneamente, poi quando voglio riprenderle, semplicemente con tre dita trascino da sinistra verso destra questa volta e vedete che mi compaiono le tre applicazioni che io ho salvato. Posso eventualmente buttarle via mandando in alto o in basso, oppure magari ci clicco sopra e la riprendo. È una funzione molto pratica per chi veramente fa più cose contemporaneamente. Questa si chiama Slide Aside. Gli utenti sicuramente si chiederanno che differenza c'è tra Slide Aside e la funzione di applicazione recente di Android, quella che si attiva col touch phone. Beh, la differenza è molto molto semplice. Con lo Slide Aside vedete che tra l'altro viene anche notificato nella parte alta, quindi qui ne abbiamo messe da parte tre. Con lo Slide Aside io metto da parte le mie tre applicazioni che so che voglio utilizzare. Non è necessario che siano le più recenti, perché poi io magari posso utilizzare poi altre applicazioni, per esempio, che ne so, entriamo nella galleria, poi torniamo indietro, entriamo nell'allarme, eccetera. Quando striscio le mie dita vedete che ho sempre le mie tre, mentre invece con quella standard di Android io quando ci clicco sopra vedo soltanto le più recenti, quindi magari per andare a beccarmi i messaggi devo andare molto più in alto e quindi tornare indietro di parecchie applicazioni in più. È proprio una maggiore comodità nel gestire quelle applicazioni anche che si utilizzano più frequentemente e che voglio mettere da parte, come se fosse un cassetto rapido da cui prelevare le mie informazioni. Che ha caratteristiche, ha nascoste che magari non tutti conoscono. Beh, sempre relative ai tasti posteriori, avete visto che abbiamo messo i tasti nella parte posteriore, abbiamo comunque completamente eliminato i tasti dai lati, perché quando uno telefona abbiamo visto che effettivamente con l'indice è molto più comodo andare a recuperare i tasti, invece che come fanno alcuni utenti staccare lo smartphone dall'orecchio e cercare dove sono i tasti nella parte laterale. Cosa possiamo fare? Quando lo smartphone è spento, quindi quando è in standby con lo schermo spento, possiamo tenere premuto il tasto posteriore in meno per attivare direttamente la fotocamera, oppure se ripetiamo la nostra operazione e utilizziamo il tasto più invece, attiviamo direttamente il nostro Quick Memo in maniera tale da prendere subito appunti al volo. Oltretutto i tasti posteriori si possono utilizzare anche nella fotocamera o per regolare lo zoom, una cosa magari molto comoda per chi vuole prendere un dettaglio, oppure per scattare direttamente la fotografia, che è più comoda a questo punto quando dobbiamo scattare un autoritratto. Poi in realtà ce ne sarebbero anche tante altre, per esempio dovete sapere che negli SMS c'è anche la possibilità di cambiare lo sfondo degli SMS. Adesso fatemi tornare, ecco qua, possiamo andare nelle impostazioni, andiamo nel tema della conversazione, possiamo utilizzare o quelli che ci sono, quindi cambiare il formato dei balloon, cambiare il wallpaper, utilizzare quelli di default, oppure utilizzarne qualcuno, oppure prenderlo direttamente dalla fotocamera. Quindi se noi volessimo utilizzare questo come sfondo delle nostre conversazioni in SMS, a questo punto possiamo farlo in maniera molto molto pratica. Selezioniamo la parte che ci interessa utilizzare, ecco qua, quindi ci prendiamo quella persona e questa qua diventa il nostro sfondo degli SMS. Quindi sempre nell'ottica della personalizzazione e del rendere il nostro smartphone più nostro e un po' meno asettico. Perfetto, ora manca l'elemento chiave. Quando arriverà questo smartphone, se ci puoi anticipare altri dettagli sulla commercializzazione italiana proprio. Al momento la commercializzazione italiana non possiamo dare nessun tipo di dettaglio, verranno poi divulgati in seguito, però una cosa di cui vi voglio rassicurare: LG G2 partirà come distribuzione in Corea, come è sempre solito nostro fare, ad agosto, nelle prossime settimane quindi, e il nostro obiettivo è quello di arrivare a distribuirlo in tutto il mondo nelle 8 settimane successive. Quindi state tranquilli, LG G2 non arriverà in Italia l'anno prossimo, oppure magari dopo diversi mesi come abbiamo già fatto in passato, ma sarà un vero lancio globale degno proprio di un prodotto premium come è LG G2. Perfetto, ringraziamo Raffaele Cimpagrana e appuntamento con G2 per le prime recensioni. Ciao!